Mister Scagliarini, allora 5-0, il primo tempo avete anche tenuto, ma poi nella ripresa? Sì, no, ma infatti io prendo spunto dal primo tempo che comunque, nonostante una squadra di ragazzi, hanno tenuto abbastanza bene. Quindi ho fatto i complimenti ai ragazzi, nulla si può pretendere di più, considerando comunque che tantissimi sono a debutto e tantissimi vengono dalla Juniores. La società cosa gli ha chiesto per questo girone di ritorno, chiaramente in considerazione di tutte le vicissitudini con i ragazzi che ha schierato? Una valorizzazione dei più giovani oppure anche, diciamo, una salvezza cercando di salvarsi il prima possibile? Diciamo che in questa situazione la salvezza diventa abbastanza impossibile, una deve essere anche realista, insomma. Io mi auguro che al più presto la società possa risolvere i suoi problemi e magari prendere qualche rinforzo di cui ha bisogno questa squadra. Così secondo me i giovani non si valorizzano, ma secondo me li buttiamo al baratro, che comunque l'inserimento dei giovani va fatto gradualmente e non buttarli così in questa situazione. Quanto è difficile far sì che il giovane non si scoraggi eccessivamente dopo queste sconfitte? Questo bisogna lavorare tantissimo a livello psicologico, far capire comunque, insomma, le reali potenzialità attuali di ogni singola persona e magari fargli capire che si cresce man mano, e quindi è un grandissimo lavoro a livello psicologico. Ha sostituito un suo ragazzo dopo 10 minuti, si era fatto male, aveva avuto dei problemi oppure scelta così tattica, tecnica? No, diciamo una scelta tattica, perché è un ragazzo al debutto della Juniores, quindi ho visto che ci stavamo avendo un po' di problemi in quel settore del campo e, insomma, per cercare, insomma, di limitare i danni abbiamo pensato alla sostituzione. Così è successo anche al secondo tempo, se vi siete resi conto, insomma, ho fatto entrare un altro ragazzo della Juniores perché sono stato costretto a togliere via Tagliamonte per problemi muscolari e in 7 minuti abbiamo preso 3 gol su quel settore. Quindi ecco perché dico, è abbastanza difficile gestire questo tipo di situazione, soprattutto con ragazzi che adesso si stanno affacciando un po' a questa categoria importante. Un applauso va ai vostri tifosi, comunque erano una ventina presenti, nonostante tutto. Sono loro che comunque ti permettono di andare avanti, perché sono veramente ragazzi eccezionali, non badano a spese, pur sapendo la situazione attuale, insomma, ci stanno sempre vicini, e questo è da elogiare, questi ragazzi. Mister, vittoria doveva essere, vittoria è stata? Sì, sono contento, perché comunque dirlo dopo è sempre più onesto, sinceramente, perché comunque sapevamo di affrontare una partita sulla carta semplice, però nel calcio secondo me di semplice non c'è mai niente, e comunque vanno affrontate con delle idee e cercando di fare il proprio gioco, ecco. Quindi sono soddisfatto più che altro per quello. Bugaro ha chiesto se si può giocare sempre con l'Isernia, mi ha detto magari fare anche più partite. Mi dispiace per lui, però con l'Isernia abbiamo finito. Probabilmente se facesse così anche con le altre anche squadre, noi saremmo tutti più contenti. Però Gianluca ha avuto un girone d'andata, una partenza ottima, e poi questo infortunio e una condizione precaria l'ha limitato, tant'è vero che oggi il primo tempo non ero particolarmente contento di lui, e proprio nel secondo tempo abbiamo cercato di far salire un pochino la prestazione singola. È stato molto bravo a rimanere sereno, a fare le giocate probabilmente più semplici, e su quelle poi è venuto fuori, e sono contento perché anche a livello psicologico recuperare Bugaro è molto importante. E anche scoprire un Di Carlo così strepitoso, al di là del valore dell'avversario. Sì, appunto, dicevo, l'avversario ti può concedere qualcosa in più se ha dei valori più bassi, però quando fai questo tipo di partite, sia Bugaro che Di Carlo, vuol dire che comunque hanno delle qualità importanti. Mi auguro nel giorno di ritorno che abbiano continuità, non dico tanto per i gol, ma proprio per la presenza in campo, la pericolosità e le giocate belle che hanno fatto. A proposito di Bugaro, dicevi all'inizio non ti era piaciuto il solito difetto di prendere e far tutto da solo, mentre senza far salire, scambiare con Giovanni, come invece nel secondo tempo è avvenuto. Sì, c'era questa frenesia di voler subito dimostrare, che poi è un po' la pecca dei giovani, no? Vorrebbero spaccare il mondo in 5 minuti, io ho 42 anni, non ci sono riuscito, però ecco, questo è il lavoro nostro, mio in questo caso più difficile, far capire ai ragazzi che possono diventare giocatori importanti
passando prevalentemente dalle cose semplici, giocando per la squadra, e poi su quello sicuramente chi ha più qualità, come hanno Bugaro, come ha Di Carlo, ma come hanno tanti ragazzi della Vispesaro, le loro qualità si esaltano nel contesto di squadra. Ecco. Domenica tutt'altra musica. Sì, però ripeto, noi andiamo a Macerata come oggi abbiamo affrontato l'Isernia, perché non credo che la squadra abbia sottovalutato l'avversario. Alcune cose sono funzionate meglio, alcune cose non sono funzionate come avremmo voluto, però di contro avremo anche una squadra che magari ci creerà qualche problema, e sono convinto che qualche spazio in più ce lo concederà, perché comunque farà la partita per vincerla, e probabilmente anche noi avremo più spazi di profondità. Però ecco, adesso in settimana ci prepareremo al meglio. Peggio dell'andata non possiamo fare, perché abbiamo perso l'andata, quindi tutto quello che verrà sarà di guadagnato. Due parole su Tonucci, l'ennesimo under del settore giovanile che esordisce in prima squadra. Sì, sono contento per Manu, perché è un ragazzo che sta dimostrando in questi mesi di meritare la prima squadra. Oggi è capitata l'occasione per farlo debuttare senza avere l'ansia, no? La gara era, tra virgolette, incanalata nel verso giusto, ha rotto il ghiaccio, potrebbe essere utile alla causa nel proseguo del campionato. Pensavamo di vedere Pezzullo, hai avuto dei dubbi oppure... No, credo che Pensalfine comunque è un ragazzo del 96, interessante per quelli che erano gli spazi, la partita, per quello che sta facendo in questi 4-5 mesi. Credo che si sia meritato anche questa partita. Avrei avuto piacere che bagnasse la prestazione con un gol, purtroppo non è arrivato, però ecco, è dimostrazione che i ragazzi durante la settimana lavorano, si impegnano, e quando ce n'è la possibilità, più o meno importanti di partite, fanno esperienza e torneranno utili alla causa anche in futuro. Volevo chiedere, l'auspicio per il 2013 era quello di trovare altri gol oltre a quelli di Cremona. Oggi li hai trovati, non hai trovato però i gol di Cremona, che hai approvato in tutte le maniere, ma alla fine oggi è rimasto a bocca asciutta. Sì, è più un rammarico suo personale. Io sono contento se gli attaccanti fanno gol, perché comunque vuol dire che anche nello spirito sono sempre ai 100 all'ora. Probabilmente, come tutti gli attaccanti, ci sono momenti in cui tiri 10 volte in porta e non fai gol, tocchi una volta la palla e fai gol. Ma l'hai sostituito per quello, perché vedevi che oggi proprio se avesse tirato in porta 20 volte? No, ho preso precauzioni su quei giocatori che hanno tirato un pochino la carretta più di tutti, e oltretutto sia Cremona che Paoli sono in diffida a quel punto della partita. Forse la voglia di far gol di Cremona l'avrebbe potuto portare anche a un'ammonizione sciocca come è stata poi quella di Bugaro, perché sul punteggio già acquisito entrare in scivolata. Però ecco, non volevo rischiare, voglio che Cremona continui quello che ha fatto fino adesso e non interrompa proprio nella ripartenza la sua continuità. I carichi di lavoro sono stati pesanti, abbiamo visto che ecco, Cremona, al di là del fatto che non ha fatto gol nell'occasione che ha avuto, però ci è sembrato un po' più imballato anche negli stacchi di testa del solito. Sì, abbiamo lavorato un pochino di più sotto le feste. E l'incognita di oggi era appunto quella, tant'è vero che poi il primo tempo è vero che abbiamo avuto alcune occasioni per anche chiudere la partita, però forse ci è mancata un po' di pesantezza, un po' di lucidità, un po' di ruggine avevamo il primo tempo. Poi il secondo tempo ci siamo sciolti, al di là di loro che abbiano più o meno abbassato il ritmo, siamo stati più fluidi noi come giocate, come corsa, siamo stati meglio, ecco. E questo è proprio in risposta ai carichi di lavoro: quando parti sei un pochino più imballato, poi giocando ti scioglie, va sempre meglio. Jonathan Di Carlo e Gianluca Bugaro, 4 gol in 2, ma soprattutto una prestazione convincente al massimo. Siete soddisfatti? Io personalmente sì. Sì, uguale. Dopo è chiaro, è importante riniziare al meglio questo nuovo campionato, come abbiamo già detto. E dai, dopo i 2 gol fanno sempre piacere, al di là della vittoria. Allora, abbiamo chiesto al mister e purtroppo ci ha comunicato ufficialmente che le partite con l'Isernia sono finite. 4 gol con l'Isernia, quindi adesso bisogna che trovi, però vogliamo che trovi un altro avversario da bucare, insomma, durante il campionato. Sì, speriamo di non ripetere quello che è successo il girone d'andata, dai, che pensare già a Macerata sarà una partita difficilissima, cioè bisogna che lo dico io. E niente, dai, spero di buttarla dentro qualche volta in più. Oltre al problema fisico, è stato anche un problema psicologico il tuo, oppure
Ma forse sì, dai, tanto l'infortunio è durato un mese circa, dopo mi è mancata forse un po' di fiducia, di credere in me stesso, e dai, questi due gol mi servono per ripartire, per riacquistare fiducia. Stesso vale per te, immagino, di Carlo? Sì, abbiamo avuto tutti e due degli infortuni abbastanza lunghi, il mio forse un po' di più, ci ho messo un po' di più a ritornare in condizioni, perché dopo la rottura del crociato non è facile ritornare in forma. Adesso mi sto allenando al massimo e speriamo che piano piano con gli allenamenti vengano fuori i risultati. L'auspicio questa è la prima di, spero, di una lunga serie di partite positive, perché alla fine l'importante, oltre ai gol miei, cioè, l'importante è la prestazione della squadra. Poi i gol, ovviamente, come ha detto Bugaro, fanno sempre piacere. L'auspicio per il 2013? È iniziato bene. Se continua così, tanto meglio. Per te, Gianluca? È uguale, dai, speriamo di continuare bene, di dare il massimo in campo per la società, soprattutto per i tifosi che ci seguono, daremo sempre il massimo. L'ultima cosa, una dedica per questi due gol? Io continuerò a dedicarli ai miei genitori, perché sono quelli che mi stanno sempre vicini, come quello lì che è l'ultimo che avevo fatto. Uguale, sempre i genitori si dedicano. Sempre. Propositi per Macerata per domenica, adesso non vogliamo ma sarà un, diciamo, un video molto importante per il proseguo del campionato della LIS di Carlo. Molto importante, perché oggi abbiamo vinto, però è finita qui, cioè quello che abbiamo fatto da martedì bisogna pensare a Macerata, perché non abbiamo fatto niente. Se vogliamo continuare e arrivare dove tutti vogliamo, non ci dobbiamo fermare ovviamente a questa partita. Continueremo a giocare come bisogna giocare, con convinzione, e andare avanti, sperando che ci sia un buon finale in Camacera. E se domenica, poco prima dell'inizio della partita, il mister vi comunicasse che non siete nell'11 titolare? Facciamo come se saremo, sì, a parte del mestiere, continuiamo ad allenarci. Bisognerà quei 20, 30, anche 5 minuti che si darà a disposizione, bisogna dare il massimo anche lì. Che niente dovuto, poi lì sono scelte del mister, quindi ognuno va in campo dando il massimo di se stesso.